siamo. Ci siamo, ci siamo. Ci siamo. Ok. Va. Non ho mica guardato, sai Marghi, scusami. Ero distratta. Stavo studiando. Allora, andiamo sulla pagina della Bibbia. Siamo già in diretta? Mm-hmm. Sì, che andiamo. Ottimo, okay. Così. Abbiamo già... Ciao Magda, Carla e Antonietta. Molto bene. Gli altri non li vedo. Ciao Marta, Carla e Antonietta. Molto bene. Testo. Vai. Così ci aspettiamo. Vai. Giusto, è vero che anche silenziandolo non. Buonasera, buonasera, intanto che aspettiamo che qualcuno ci raggiunga. Solita notizia, ormai lo diciamo da secoli, Marghe, siamo in zona rossa, noi siamo sempre aperti, le librerie sono considerate spacciatrici di beni essenziali, quindi ci siamo. Ecco, una raccomandazione, se avete dei libri prenotati anche prima della zona rossa e avete difficoltà a venire a prendere per qualunque motivo, considerando che poi con l'autocertificazione potete venire anche da fuori comune se non avete una libreria nel vostro comune, quindi quello che cercate non è reperibile. E se avete delle difficoltà scriveteci o chiamateci perché ve li portiamo noi a domicilio. Infatti abbiamo ristretto un pochino l'orario di lavoro, apriamo un pochino più tardi il pomeriggio alle 4 proprio per consentirci di farvi le consegne. Quindi non abbiate paura né timore, noi lo facciamo veramente volentieri perché... Comunque, insomma, anche gli ingressi in libreria devono essere non esagerati conformemente alla situazione, che non è delle migliori. Altre notizie tecniche? Direi di no, Maria. Direi di no. Partiamo. Partiamo. Ok, partiamo dai bimbi, come solito. Io ho due albi, Margherita ne ha un altro, tutti e tre molto belli. Allora... vi faccio vedere il primo che vi faccio vedere subito la copertina perché me ne sono innamorata appena l'ho vista ed è una storia molto bellina che richiama il concetto dell'arrivo di qualcuno di diverso, quindi richiama sicuramente un concetto di arrivo di popoli da altri paesi e un po' diversi da noi. Qui siamo in una fattoria, in un pollaio più precisamente, e arrivano a un certo punto, la vita trascorre tranquilla, arrivano curiosamente dei capibara che nessuno ha mai visto e che nessuno conosce. E tutti ovviamente sono un po' spaventati, dicono anche ai cuccioli, ai pulcini, di non fraternizzare assolutamente, perché chissà chi sono questi, che abitudini hanno, magari sono pericolosi, eccetera. E per loro non c'è posto. E nonostante un cucciolo di capibara e un pulcino avessero cercato di fare amicizia. E i capibara sono arrivati lì perché è iniziata la stagione della caccia e si sono rifugiati per non essere cacciati. Cosa succederà? Succederà che a un certo punto loro vengono un po' esclusi, tenuti da parte, però arriveranno un giorno, arriverà un terribile lupo che cercherà di mangiarsi il pulcino, il protagonista della storia, il capibara lo salverà e quindi si avrà un nuovo rapporto tra gallina e capibara che porterà poi tutto un sacco di benessere per tutti anche quando arriveranno i cacciatori. Bellissimo. Quindi le cose sono molto belline. Vi volevo far vedere una pagina deliziosa in cui il cucciolo di capibara incontra il pulcino che mi sembra di una tenerezza infinita. Adesso ve lo trovo. Eccolo, guardate la delicatezza di questi disegni, c'è lo sfondo tutto in bianco e nero a matita e qualche inserto di colore proprio per identificare i capibara come diverso, molto molto delicato,
Guarda caso è edito da Terre di Mezzo, Margherita. Sì. Si chiama Intrusi ed è di Alfredo Soderguit. Chissà da dove viene e come si pronuncia. Molto molto carino. Rimaniamo sul concetto della diversità per un altro un altro albo delizioso, questa volta però edito da Valentina Edizioni, e si chiama Il mio amico extraterrestre di Rocio Bonilla. Guardate, anche questo delizioso. Se qualcuno riconoscerà la grafica di questo autore, lui è l'autore di un libro che piace molto ad educatori bambini, che si chiama La montagna di libri più alta del mondo. Qui abbiamo un ragazzino in cui arriva in visita un amico extraterrestre. È arrivato questo studente straniero, viene tipo a fare un viaggio di studio. All'inizio sembra strano, però è un po'. Però è simpatico, però ha un vizio terrificante questo extraterrestre. Gli chiede il perché di tutto. E quindi, gironzolando e facendo la loro vita quotidiana, per esempio, l'extraterrestre chiede perché tiri dei sassi contro contro, che cos'è? Un vespaio. Oppure, perché non aiuti un bambino che fa l'elemosina, ma perché non lo fa nessuno, risponde. Perché ridi di una bambina a cui è caduto il gelato per terra? Oppure perché non giochi con una bambina? Perché lei non è un maschio. E quindi abbiamo tutti questi perché che seccano moltissimo il bambino, e fino a che l'extraterrestre non tornerà a casa sua e lui ne sentirà assolutamente la mancanza e imparerà il messaggio che questo viaggio gli ha lasciato, che è quello di: ma perché c'è un motivo? Non c'è un motivo, per cui perché mi devo comportare come un bulletto o non essere carino nei confronti delle ragazze? Quindi il libro estremamente educativo nella sua semplicità e nella sua anche nell'essere anche veramente carino e divertente nelle immagini, però molto molto istruttivo. Il mio amico extraterrestre, Rocio Bonilla, per Valentina Edizioni. E allora, mi sono toccata il naso, quindi mi sono dopo disinfettata tutto, adesso appiccico tutto, ma che bello! Le gioie dei disinfettanti. Esatto. Questa giorno la signora mi ha detto: non ti disinfettare sempre le mani, che sono tossici, signora. Cosa dobbiamo fare? E lei ama, dopo hai delle cose, insomma, dannose in alto, quindi devi fare un compromesso, io va bene, posso. Vabbè. Allora, è uscito, lo anticipavamo venerdì scorso, un albo nuovo di Oliver Jeffers, autore che ho già detto, insomma, mi piace moltissimo, inglese. Questo più che un albo, appunto, è, come dice il sottotitolo, una storia dipinta, una favola dipinta, anzi. Si chiama Il fato di Fausto, The Fate of Fausto. Pensavo avessero cambiato il titolo per un'assonanza, invece no. Praticamente l'hanno solo tradotto. È un albo abbastanza tosto, devo dire. Direi più per adulti che per bambini in generale. Ha delle illustrazioni ancora più belle del solito, nel loro minimalismo totale e nell'uso di pochissimi colori. È la storia di questo signor Fausto che vuole possedere tutto, ma non tutte le cose materiali, tutto nel senso proprio tutto il mondo. Quindi va da una pecora e gli dice: tu sarai la mia pecora, dice niente, ovviamente non frega niente. Va da una montagna e dire: tu sarai la mia montagna. La cosa si inceppa quando vuole possedere il mare. E non vi dico niente, perché poi tutta la seconda parte, appunto, è lo sviluppo di questo suo pensiero. Non finisce bene per lui, ovviamente, e è chiaramente un albo che ci insegna quanto bisogna apprezzare quello che abbiamo senza voler sfidare ciò che è molto più grande di noi. C'è anche una bellissima pagina di Vonnegut alla fine, quindi questo vi fa capire quanto sia un libro anche e soprattutto per gli adulti. Sempre edito da Zoe Libri, come tutti gli albi di Jeffers, direi tutti, quelli che sì, conosco io. Sì, direi di sì. Vi ricordo, perché ce l'ho qua, ma l'ho fatto vedere venerdì scorso, che se per bambini invece assolutamente hanno ripubblicato il suo album forse più famoso, Come trovare una stella, How to catch a star, questo meraviglioso proprio per bimbi invece. E invece per adolescenti
È arrivata, non è uscita questa settimana, è un po' che in giro, ma è di una piccola casa editrice che si chiama Rebel Edizioni. E l'avevo ordinato da un po', ma è arrivato solo adesso, quindi ve lo faccio vedere adesso. Si chiama Le figlie di Is, di M.T. Anderson e Joe Ryux. È graphic novel per ragazzi e ragazze, dico soprattutto ragazze, ma perché le protagoniste sono due streghe, due ragazze, quindi magari si identificano di più, ma ovviamente è assolutamente indifferente, ragazzi e ragazze. Fine medie, più o meno, perché comunque ci sono anche delle scene, niente di che ovviamente, gratis ragazzi, però insomma c'è una storia d'amore, ci sono delle scene fisiche e magari un ragazzino di 10 anni non coglie quello che sta succedendo, ecco, niente di che, ma non si vede niente. A parte quello, è praticamente una rivisitazione delle saghe bretoni. E è la storia della regina Malgwen, sto leggendo perché i nomi figuratevi se ve li ricordo, che usa la magia per innalzare le grandi mura che tengono al sicuro Is dal mare che le circonda. Dopo l'inspiegabile morte della regina, le due figlie prendono storie diverse. Rosen, l'erede al trono, passa il suo tempo nella brughiera circondata dalla natura, mentre Dahut, la più giovane, ama godere dei fasti della vita reali. Una storia ricca di intrighi, magia e mistero. Cosa si nasconde dietro la ricchezza della leggendaria città di Is? Quindi molto carino, è anche una bella mole per ragazzi e ragazze che amano i graphic e che hanno voglia di approfondire anche questa parte appunto mitologica, folclorica, che di solito è molto affascinante per ragazzi e anche adulti. Belle anche le immagini. Molto sì. Belle, sì. Bello, proprio bella pubblicazione. Vuoi che faccia io i romanzi, così dopo fare l'8 sì. marzo? Sì. Ok. Vai, vai. Allora, molto brevemente qualche romanzo. Uno ve lo dico, ne approfitto anche per ringraziare Sue che ce l'ha mandato, uscirà in aprile, quindi ve ne riparleremo con calma. Sì. Ve lo anticipo perché l'ho letto questa settimana. Domani avremo Altri nomi di Patricio Pron, edito da Sue appunto. Lui è un autore argentino e il romanzo è poi ambientato a Madrid. Piacerà molto a chi come noi ha amato Sally Rooney o comunque quel tipo di narrazione, Nisha Doran, Tempi eccitanti, perché è il racconto di una separazione di due personaggi che vengono chiamati per tutto il romanzo lui e lei, dal momento in cui lei lascia lui. E poi, vabbè, non vi dico cosa succede chiaramente, e loro hanno più o meno 40 anni, un po' meno, quindi una decina d'anni in più di me, 37-38 anni, e in età della vita in cui si iniziano a fare anche, insomma, ci si lega alle persone, delle due non ci si slega, e quindi racconta appunto questa, la fenomenologia della loro storia, del perché è finita, cosa succede dopo, e via andando. Molto bello perché sono una coppia che si lascia oggi, che ha amici che hanno avuto esperienze simili o che magari hanno avuto dei figli e questi amici vengono tutti descritti e raccontati, che ha amici 10 anni più giovani, quindi che hanno la mia età, che magari si sentono, iniziano a, come si dice, a vedere le persone sulle dating app, no? E quindi tutta questa parte molto bella su... lei che raccoglie quello che le sue amiche le mandano, gli screenshot che le mandano dai tizi che poi vengono miseramente bloccati insieme alle robe orrende su Tinder. Quindi insomma molto molto attuale, profondo ma anche ironico e davvero pungente su alcune cose, quindi poi ve ne parlo meglio fra un mesetto. Si chiama, un titolo bellissimo per me, Domani avremo altri nomi. Poi due novità di letteratura americana, che so che ci sono degli amanti. Una in realtà è una novità, ma non lo è, sempre in casa Sue, stavolta nella collana Big Sue, è La terza vita di Grange Copeland di Alice Walker. Alice Walker, autrice afroamericana, famosissima soprattutto per Il colore viola, è un libro bellissimo sulla figura della donna, sulla...
i diritti degli afroamericani, sulla scolarizzazione, sulla violenza, insomma, tantissimi gli argomenti toccati dal colore viola. Questo è il suo primo romanzo che su Repubblica in Italia è arrivato negli anni 80 per Frassinelli, poi è scomparso. E siamo sempre nelle stesse ambientazioni, sud degli Stati Uniti. Stavolta il protagonista è un uomo che si chiama appunto Grange Copeland, che lavora la terra, ma decide di lasciare lì la famiglia e di andare al nord a cercare fortuna. Torna indietro dopo anni, non ha trovato fortuna purtroppo, e si ritrova in una situazione anche peggio di prima perché intanto il figlio è cresciuto e ha metabolizzato l'abbandono diventando una persona violenta, soprattutto con la moglie e le figlie. E poi il romanzo appunto si invece basa sul così, la ritrovata dolcezza, il ritrovato amore di Grange Copeland, ormai abbastanza anziano, che instaura un rapporto di grande tenerezza con una delle nipotine, che si chiama Ruth. Quindi anche qui, se amate, tanto Alice Walker, che è una penna pazzesca, però queste ambientazioni, questi argomenti, appunto, ingiustizia sociale, diritti, ma anche storie familiari che non funzionano benissimo, questo sicuramente vi piacerà. Mentre invece è uscito per NN, anche questo già la settimana scorsa, il terzo romanzo che pubblicano di Brian Panovich, Hard Cash Valley, All'ombra di Bull Mountain, nel sottotitolo. Brian Panovich è uno degli autori di punta di NN, anche se da noi in realtà non è tanto conosciuto, perché fa un genere molto duro, noi abbiamo più lettrici donne qui in libreria. La trilogia di Bull Mountain, qui questo è il terzo, è una trilogia molto dura, ambientata nella Georgia del Nord, terre poco ospitali, freddissime, storie di appunto thriller, di droga, assassini, belle, ma ecco, di solito per un pubblico più maschile, più duro. E questa non fa eccezione, l'autore è bravissimo, ha vinto molti premi. Quindi anche qui se amate le praterie, stavolta fredde però, e il thriller fatto bene, questo è sicuramente, questo, cioè, questo come terzo, ma anche i due che vengono prima, è assolutamente un libro che fa per voi. NN ormai ha varie linee, ovviamente, ma ha una linea americana che a sua volta si dirama, diciamo, in più generi. Che per gli appassionati di letteratura americana, ognuno con la sua nicchia, è una certezza, nel senso che è sempre un po' come tornare a casa. Come Fazzi lo è per chi ama le saghe familiari, Sue per chi ama i latinoamericani, i centroamericani, Iperborea per chi ama l'umorismo nordico, insomma, ogni casa editrice, se ci fate caso, e sentendoci parlare dovreste aver sviluppato un po' di dimestichezza con questa dinamica, elegge i suoi lettori ideali, ecco, se così la posso dire. NN sicuramente tra i suoi lettori ideali annovera chi ama la letteratura nordamericana di un certo tipo e questo filone lo stanno sviluppando molto Sì, bene. Non è il mio, per sicuramente. esempio, cioè non questo, quello di Jasmine Ward invece sì, però assolutamente delle pubblicazioni di grande pregio, tant'è che anche il prossimo che ci è arrivato in bozza oggi, di cui non vi dico niente perché non l'abbiamo neanche aperto, non fa parte di questa corrente più violenta, ma sempre Midwest, sempre proprio pura America. E l'ultimo mio non c'entra assolutamente niente con tutto ciò che ho detto finora, non è un romanzo, è un brevissimo saggio molto divulgativo. E bellissima la copertina, come sempre quando parliamo delle copertine di 66 and Second. È un libro importante perché è un libro che non avevamo ancora in Italia, e scritto da un'italiana, e finalmente iniziano ad arrivare anche questi libri. Si intitola L'unica persona nera nella stanza. Lei è, scusate, Nadisha Uyangoda, spero di averlo detto decentemente. È originaria dello Sri Lanka, ma vive da quando ha 5 anni in Brianza, quindi ovviamente cresciuta in Italia. Scrive per varie riviste, sia online che cartacee, ha fatto la corrispondente per Al Jazeera English, quindi insomma,
una ragazza che fa questo di mestiere, racconta questo, cioè il titolo è abbastanza esemplificativo, il fatto che in Italia i neri italiani non siano per niente rappresentati e che spesso si ritrovino ad essere le uniche persone nere nella stanza. E di questo noi bianchi non ce ne rendiamo mai, mai conto. Non so se voi avete degli amici o delle persone di colore che sono venute in Italia e che voi avete portato al ristorante, ai concerti, e comunque in situazioni vostre familiari. A me è capitato e a me è stato detto: renditi conto, ma senza rancore, che io sono sempre l'unica persona nera nella stanza. Ed è così, perché gli italiani neri ci sono. Nello sport abbiamo iniziato a vedere per prima questa cosa, pensiamo alla Fiona May, che poi è, insomma, è un po' forse l'emblema di questa, è sua figlia, certo. Che poi è figlia appunto di lei, del suo allenatore, credo. Credo. Ma anche nella pallavolo, Balotelli nel calcio, che poveretto, con quante lui ne ha fatte di male, ma non si è mai meritato gli insulti appunto razzisti che ha ricevuto, ma non vediamo nessun italiano nero candidato alle elezioni politiche, per esempio, mai. Sì, abbiamo avuto la Kyenge, che la poi poveretta, anche lei se ne è prese, esatto. Se ne è prese di ogni. Non vediamo mai, pochissimo, nei talk show o in televisione. Inizia adesso, io non so se lo sapete, sono abbastanza esperta di fiction di Rai 1, mi piacciono molto, e quando devo staccare la testa, una fiction, due, iniziano ad introdurre appunto degli attori e delle attrici nere o di colore con l'accento romanesco, milanese. Siamo ancora molto indietro nella rappresentazione di un pezzo di popolazione che esiste. E questo piccolo saggio ci racconta proprio questa cosa qua. Racconta varie situazioni, racconta varie persone che hanno vissuto esattamente quello che è espresso nel titolo. Quindi davvero interessante, perché è una cosa di cui, insomma, manca parlarne da questa prospettiva, perché la nostra è sempre troppo semplice, non finirò mai di dirlo. Quindi importantissimo leggerlo. Bene, invece io questa venerdì mi occupo di un po' di parlarvi di qualcosa di legato all'8 marzo, festa internazionale delle donne. Marzo di solito viene identificato come il discorso delle donne. Noi ovviamente partiamo, penso che ormai si sarà capito sotto che aspetto lo affrontiamo, del discorso di parità di genere. Tant'è che come Biblion la prossima settimana parteciperemo a una serie di iniziative legate appunto ad affrontare dei temi importanti sul discorso della parità di genere, organizzate dal Comune di Granarolo, appunto, a cui noi partecipiamo. Il programma è sulla pagina della pagina Facebook, sulla pagina del Comune di Granarolo, abbiamo condiviso anche sulle nostre pagine. Ci sono ovviamente tutti gli incontri sono online, vista la situazione, però ci sono delle cose molto interessanti. Si parla di parità di genere nello sport, si parla di parità di genere nel lavoro e soprattutto in questo momento dove ormai tutti i dati dicono che dal punto di vista del lavoro e del sacrificio familiare imposto dalla pandemia chi ci ha più rimesso sono le donne. Ci sono qualcosa legato all'arte, insomma ci sono varie cose. Noi parteciperemo con una presentazione online che faremo mercoledì 10 alle ore 21 con un'autrice bolognese che si chiama Marilu Oliva, molto conosciuta, che è una scrittrice molto brava e anche molto impegnata su questi temi, nel senso che non è che faccia dei libri sulla parità di genere, fa dei romanzi dove questi temi vengono trattati sempre in modo con cognizione di causa e comunque con una bella militanza. Quindi è un grande piacere per noi incontrare Marilu appunto mercoledì sera sulla pagina Facebook della Biblion. Il libro che presenteremo è il suo ultimo, anche se poi penso che parleremo anche
del suo precedente, che era un libro molto interessante perché era una riscrittura dell'Odissea vista dalla parte delle donne, che si chiamava Penelope, Circe e le altre. E quindi, insomma, ci saranno tanti spunti di riflessione. Il suo ultimo libro si chiama Biancaneve nel Novecento ed è edito da Solferino ed è un romanzo che però prende spunto anche da una storia vera. Che si svolge su due piani temporali, protagoniste sono delle donne, una che vive negli anni 80 nella Bologna di quegli anni, con problemi familiari piuttosto pesanti che si porterà dietro nel corso della vita, e collegata poi a invece a un'altra vicenda che trova la sua origine in storia molto più drammatica, ambientata a Buchenwald, il Lager, e soprattutto sul ruolo delle donne in quel frangente. Quindi non vi dico di più perché ne parleremo con Marilou mercoledì, però insomma il libro è molto molto interessante, è una scrittura molto intensa, molto emotiva, e io lo sto finendo e devo dire che ci sono veramente tanti spunti di cui parlare. Vi invito tutti. Sono uscite in occasione dell'8 marzo ovviamente un sacco di pubblicazioni che affrontano tanti temi dal punto di vista delle donne. Vi voglio ricordare due cose uscite nel 2020 che però sono sempre di grandissima attualità, due libri, uno è una graphic novel, Bastava chiedere, ve le ricordo anche se ne abbiamo parlato ampiamente nelle nostre dirette, che è una graphic dove vengono esplicitati tutte le situazioni classiche familiari in cui il carico di lavoro e di impegno mentale delle donne è molto superiore a quello degli uomini. Quindi se non l'avete letto, veramente vale la pena. L'altro libro che vi ricordo è L'Atlante delle donne, pubblicato da ADD l'anno scorso, che invece è un saggio che fornisce una quantità esorbitante, molto molto interessante di dati sulla situazione femminile in tutto il mondo, dal punto di vista economico, sociale, veramente con uno spettro di analisi molto molto ampio. Ci sono un sacco di dati molto interessanti. Questi per ricordarveli. Vi invece parlo di tre libri usciti proprio questa settimana, che danno diversi spunti di riflessione. Il più famoso sicuramente di questi è, se ne è parlato tanto, chi segue i social ne avrà visto perché lei è molto attiva sui social, Michela Murgia, Stai zitta, edito da Einaudi. Il libro nasce da un fatto accaduto nel 2020, di cui probabilmente avrete sentito parlare. Lei allora conduceva una trasmissione radiofonica su Radio Capital, Raffaele Raffaele Morelli, il noto psicologo, aveva fatto precedentemente delle dichiarazioni che lei considerava un po' sessiste, gliene chiede conto durante la trasmissione, lui si sente un po' incalzato, reagisce malissimo, sbottando, stai zitta che sto parlando io, e in un modo terribile, insomma, veramente anche proprio di grande maleducazione, ma soprattutto dando per scontato che stava parlando lui e non si può interloquire, o comunque non si può contraddire. Da qui parte un'analisi sul linguaggio e sul rapporto che si ha diciamo, con la conversazione con le donne, molto molto ficcante, a mio parere. Lei è una persona che è attivissima dal punto di vista della parità di genere, soprattutto punta sempre l'occhio sul discorso del linguaggio, perché il linguaggio è poi lo strumento con cui le opinioni e il modo di pensare si esprime, quindi è sicuramente un segnale, un campanello non indifferente. Ci sono nove testimonianze di nove situazioni in cui il fatto che una donna non stia zitta, ma si permetta di interloquire, di contraddire, di dire la propria opinione, viene tacciato o comunque zittita. Quindi insomma. È abbastanza impressionante perché dando una scorsa così al libro, io queste cose me le sento dire
almeno una volta, cioè una ogni giorno fissa, proprio random, da persone diverse, in situazioni diverse, non qui dentro tanto, più in altri ambienti, ma proprio matematico. Classiche. Matematico, una di queste arriva sempre. E quando inizi, poi con Deborah ne parliamo tanto perché per lei è la stessa cosa, e quando inizi a sviluppare l'orecchio e le metti tutte insieme e magari provi a dirlo, no, non a chi te lo dice perché è inutile, ma a anche altri che reputi più illuminati, ti dicono, ma appunto, era solo un complimento, no? Esatto. Se uno ti dice, ah, che bei jeans che hai oggi in una situazione totalmente fuori luogo, è interessante, molto. Sì. Io dicevo prima con Paolo, onestamente per me che la Mugia, quando parla, ultimamente è un po' troppo, quindi non l'ascolto più, perché tanto, ma benissimo che scriva questi libri, perché assolutamente, cioè la preferisco molto di più quando scrive ultimamente che quando racconta, però è una personalissima opinione, infatti leggo solo. Infatti molte persone trovano Michela Murgia fastidiosa, perché lei è, non so neanche come dire, non sta mai zitta, e può essere davvero disturbante. Però fino a un po' di tempo fa, non lo so, mi sembra che adesso non è il contenuto, cioè proprio il modo in alcune situazioni, ma mica con gli uomini, cioè in generale, che sia un po' inasprita. Sì, ma anche un po' che se la tira, cioè proprio il suo modo di essere. Okay. È un po' che non la vedo, quindi non, forse... È un po' quello, non mi entusiasma il suo modo di esprimere, cioè proprio anche il tono, non so. Ma non quello che dice sempre, sì, anche perché lei ha una logica veramente, è molto difficile contraddirla perché ha una logica veramente spiazzante. Vai con questi che dopo devo andare. Ok, due libri, velocissimamente, libro molto provocatorio, Io odio gli uomini, di Pauline Armange, edito da Garzanti, libro che in Francia ha avuto una quantità di polemiche mostruose perché è un libro molto provocatorio. Lei è una femminista e niente, fa un discorso molto semplice, dice le femministe vengono spesso tacciate di odiare gli uomini, tutti no, ma non è vero, bisogna includere, eccetera. E lei provocatoriamente dice no, allora io prendo un altro approccio, io odio gli uomini, forse davvero questo è lo strumento per arrivare a lottare per una parità di genere. È molto molto provocatoria, molto spinta, non l'ho ancora letto, sono molto curiosa di leggerlo, ci sarà, insomma, per chi vuole affrontarla da un punto di vista, insomma, diciamo in modo molto diretto, il discorso della parità di genere, questo è un libro che posso letticare, tra l'altro è proprio una cosa brevissima, sono 100 pagine scritte grandissime, quindi ci sono un po' di dati, ci sono le sue idee molto condivisibili, qui le porta, diciamo, un po' all'estremo come provocazione. Ultimo libro che vi voglio presentare, Margherita purtroppo deve scappare, quindi facciamo velocissimo stasera, è uscito ieri il libro molto molto interessante, Rebecca Solnit, Ricordi della mia inesistenza, edito da Ponte alle Grazie. Lei come riferimento è diventata molto famosa con un libro che si chiamava Gli uomini mi spiegano le cose, e anche qui parliamo di femminismo, ovviamente. Lei è una giornalista, scrittrice, artista anche. Qui prende spunto dalla sua esistenza, quindi è un romanzo, è una storia autobiografica dove ovviamente è centrata sul fatto di essere una donna, di essere per questo, di essersi sentita per questo tante volte inesistente, e quindi è un excursus della sua, lei tra l'altro è vissuta in California, San Francisco, insomma con anche ambienti molto aperti e molto così favorevoli, però nonostante questo lei fa un'analisi molto dettagliata di quello che è stata la sua esistenza e del perché appunto si è sentita inesistente come donna, quindi anche qui molto interessante, anche mi piacerebbe leggerlo, adesso non so quando leggeremo tutte queste cose, Margherita, ma sicuramente lei può fornire una testimonianza molto interessante. Rebecca Solnit, Ricordi della mia inesistenza, per Ponte alle Grazie. Questo è di Deborah, fra l'altro, perché me l'ha prenotato 10 giorni fa.
Ah, sì? Sì, ma io questo veramente l'avevo preso per me, adesso allora bisogna prendere un altro. Deborah, tanto... mi sa che aspetti. No, non è vero, scherzo, io ho una quintale di roba ne da ha leggere. Da leggere esatto. Anche lei. E, va bene, niente, vi salutiamo, tanto noi ci sentiamo la settimana prossima. Esatto. Dovremo uscire qualche altro video, un video credo in settimana, con una piccola selezione a tema, insomma non vi diciamo niente. Non in diretta, però lo pubblichiamo direttamente lunedì, martedì, insomma, vediamo esatto. Quando riusciamo. Poi mercoledì abbiamo appunto la diretta con Marilu. Mercoledì abbiamo Marilu e venerdì ci risentiamo qui, siamo sempre aperti, l'unica cosa è che apriamo alle 10 invece che alle 9 e mezza e alle 4 invece che alle 3, mm-hmm. Però gli orari sono sempre i soliti. Se passate di qua per andare a prendere il pane o in farmacia o venite direttamente perché abitate qui vicinissimo, vi aspettiamo, altrimenti Book Dealer lo conoscete già, il nostro numero di telefono che suonava anche ora alle ore 7.40 lo conoscete già, e mail, Facebook, insomma scriveteci e in qualche modo i libri arrivano senz'altro. Esatto, niente, ciao, buona serata.